Ciao Fiorellini, ciao Fiorellini. Seconda parte dei libri, penso che dovrò fare pure la terza parte perché dopo c'è una serie di libri solo di una storia di certi ragazzi, penso che devo fare tre. Mi faccio questo, il secondo, che vi dico il titolo di tutti questi libri qua. Sono tantissimi e poi farò quell'altra serie purtroppo perché sennò sono troppo tempo penso tutto questo succederà dopo vi farò vedere i libri dopo la sigla. Fiorellini, sono ritornata. Ok, iniziamo subito e non perdiamo in chiacchiere perché sono tanti libri. Vi faccio vedere il primo libro. Questo straniero. Harry Potter. È la maledizione dell'erede. Parte 1 e 2. Un po' di rietta. Il secondo libro mi piace tantissimo. Ho iniziato a leggerlo, però mi sono stufata e non ho continuato a leggere. Perciò qualche cosa posso dire. Questo è Io e Glendes parla di un cane, un border collie, che questo qua faceva vedere tutte le cose che fa. Se vuoi vedere su internet, su YouTube più di tutto, i border collie fanno vedere che girano, ballano, tutto. Bellissimo. Tutto quello che ha imparato dal cane più intelligente del mondo, la persona ha fatto. Assomiglia un po' a Leo, un pochetto. Molto bello, l'ho letto un po'. Questo è bellissimo. Io vi consiglio da leggere, però sinceramente a me non è che mi piace tanto leggere, mi piace più registrare, fare video e roba così, perché a me legge mi mette noia e mi fa addormentare. E io inizio i libri, però non li finisco perché mi annoia. Poi l'ho letto pure. Questo è un altro cane, la vita segreta di cani. Questa pure l'ho iniziata un po' a leggere e poi mi sono lasciata andare e non ho letto più. Farebbe bene leggere perché io non sono tanto buona a leggere perché non mi piace leggere. Bella questa, sì. Poi terzo libro, Falern, solo un amore impossibile può essere eterno. Questo è bello. Ah, questa ci stava una serie, però mi sa c'è uno solo di libro. Ti casca dalle mani. Poi, un altro, prova ad amarmi ancora. Bello. Ah, vietato ai minorenni, qua c'è scritto. Autrice del bestseller, vabbè. Prova ad amarmi. Il romanzo italiano.
l'italiano vietato ai minori, diventano un autentico culto. Svelkin, nel suo primo giorno di vendita, Yoklak, comunque c'è scritto che i minorenni non possono leggerlo perché non so cosa c'è dentro il libro, non lo so. Colazione a Notri Dinning, Alimar, non so poco, straniero, non so poco a leggere, vabbè. Ok, autrice, bestseller internazionale di colazione di Beck, al primo posto delle classifiche italiane per mesi. Pensa proprio. Ok, Una vita, la verità di Manuela. La mia passione, un altro libro di animali. Dalla parte di Bailey, qua la zampa. Una storia magnifica raccontata da un cane che come una guida spirituale ci insegna che il nostro scopo nella vita si raggiunge meglio con il verbo amare. I cani danno tanto amore che noi non siamo buoni a dare. Questo, io avendo tanti cani, e questo vi assicuro che noi non possiamo dare tanto amore come ci danno loro. Loro sono superiori su questa cosa. Io mi dispiace che non è amante degli animali, però io avendo tanti cani non mi hanno mai tradito i cani. Le persone sì. Purtroppo è così. Importanza di chiamarti amore. Anna Premoli, autrice, vabbè, questo è il titolo sopra. L'importanza di chiamarti amore. Guarda quanti l'hanno venduti di copie questo libro. Tantissimi. Poi il perultimo perultimo libro è Dove nasce l'arcobaleno. Allora, c'è scritto e poi i piedi, il senso del viaggio, i piedi sono mistici, ricordando i pellegrini che attraversarono i continenti per trovare il loro oro. Lo adopero i piedi per raggiungere i bambini ed è nei loro occhi che lo vedo. Il mio Dio, l'ho cercato a lungo e finalmente l'ho trovato. I piedi sono il viaggiatore lento che legge i rapporti e fa miracoli. I miei piedi sono resistenti come me. Non conoscono la fatica, mi assomigliano, sono curiosi. Siamo semplicemente io e i miei piedi, che non mi assecondassero il viaggio non esisterebbe. I miei piedi vedono e ascoltano e mi aiutano a dar voce a chi non lo ha. Questo libro parla di questa cosa. Molto bello. Allora, l'ultimo libro is Slim Like Black, non so come si dice, come si fanno, penso. E non lo so.
vediamo qua dietro cosa c'è scritto, perché scrivo che non leggo i libri e perciò non so cosa si parla. I miei segreti e le mie idee per esperti e principianti e tutta l'età. Se non vedo l'ora di realizzare tanti slime colorati e scoppiettanti, questo è il libro che fa per te. Divertiamoci insieme con le più famose creazioni super soffici, trasparenti, utili, scivolanti. Trovate nuove, originalissime ricette come la pizza e i refries. Meraviglioso mondo di oltre 100 milioni di visualizzazioni. Penso che è una YouTube questa, non so. Non lo so chi è. Non l'ho mai vista. Boh. Non lo so. Non so. Fai slime. Non l'ho mai vista sinceramente su YouTube. Penso che ha tanti iscritti, non lo so. Bello però come libro, eh? A vedere tutto le sue creazioni. Bellissimo. Ok, la seconda parte di questa dei libri di Rachele l'abbiamo finita. Io spero che vi è piaciuto, ma vado, faccio la terza parte di questo video e spero che non vi annoia, però per farvi vedere tutti i libri per forza devo farveli vedere a pezzi, perché se no dura tantissimo tempo, ore. Va bene, io spero che vi è piaciuto, mettete tanti like, iscrivetevi a questo canale, al mio secondo canale che sta qua sotto, che faccio solamente ASMR, e spero che mi guardate i video e mi fate tante visualizzazioni e fatemi tanti commenti. E adesso vi lascio, ciao, al prossimo video.